Buonasera a tutti, sono Andrea Meregalli, vicepresidente dell'Ordine degli Architetti di Monza Brianza e responsabile della Commissione Cultura. Benvenuti a un'altra serata di architettura che oggi vedrà come ospiti lo studio associato De Paoli Franceschi Valdan. Abbiamo collegato già, che penso vedrete, Alessandro De Paoli, e rispetto alla presentazione, sarà un po' anomala perché rispetto alla presentazione che avevo in mente di fare, un po' tutto è stato ribaltato da quando ho scambiato quattro parole poco fa nelle prove tecniche con Alessandro, ammirando quello che è lo scenario che sta dietro le sue spalle. Ovvero, noi li abbiamo coinvolti in questa serata conoscendo le architetture, avendo visto il tipo di lavoro che fanno, quindi l'utilizzo sapiente dei materiali, delle tecnologie. Spesso anche un utilizzo sartoriale delle materie, no? Senza, come dire, tralasciare gli aspetti tecnologici e di conseguenza lo vedrete poi nell'architettura raccontate, come vi dicevo, la cosa fondamentale che però mi ha ribaltato il tutto è vedere una quantità così, come dire, esagerata, esagerata, interessante di modelli. E quindi abbiamo scambiato quattro parole su quella che è l'importanza del progettare a partire proprio dal modello, dalla materia, ma la materia non tanto in cantiere quanto proprio anche in studio. Quindi ecco perché ho ribaltato. Non sto più a raccontare quello che pensavo di voler dire, che mi sarebbe superfluo. Lascio quindi la parola subito ad Alessandro che ci racconterà quello che è il loro metodo attuale e le loro architetture. Vi ricordo che, come tutte le volte, le domande le potremo fare nel momento finale, quindi a conclusione della sua presentazione. Se ci saranno domande, seguiranno domande e risposte. Quindi lascio subito la parola ad Alessandro, ringraziandolo ancora per aver deciso di partecipare a questa serata. Grazie ancora, buonasera. Buonasera a tutti, grazie Andrea e grazie all'Ordine degli Architetti di Monza e Brianza per averci dato questa possibilità di raccontarci, di spiegare qual è il nostro lavoro, di come opera il nostro studio nel territorio e di introdurvi a quello che è poi il nostro metodo progettuale e il tipo di progetti che affrontiamo. E come li affrontiamo, quali sono i mezzi, i metodi legati alla progettazione. E per cui vi spiegherò un po' come è composto lo studio, come nasce lo studio, per poi affrontare un tema a noi caro, che è quello legato al tempo. L'abbiamo chiamato il tempo per pensare, poi cercherò di farvi capire qual era un po' la nostra intenzione. Per far questo, andremo a vedere quattro progetti selezionati, ognuno per una propria caratteristica e una propria identità, nel quale progetto, il concetto del tempo diventa assolutamente fondamentale, in modo assolutamente eterogeneo tra un progetto e l'altro, ma selezionati proprio per queste caratteristiche. Sono progetti che appartengono a un periodo storico dello studio completamente diverso tra l'uno e l'altro, per cui ci sono dei progetti più recenti, dei progetti conclusi veramente da poco e dei progetti che appartengono un po' alle prime realizzazioni dello studio. E in tutto questo ci siamo fermati ad osservare un po' quello che era tutto il complesso delle cose da noi realizzate, pensate, progettate, e ne abbiamo scelti quattro. Quattro proprio perché in modo completamente diverso raccontano il tempo e come questo tempo in qualche modo ha influito e ha modificato il progetto. Vi spiego un attimo qual è il lavoro dello studio, come si compone lo studio. Nasce circa 20 anni fa dalla collaborazione tra il sottoscritto e l'architetto Mirko De Franceschi, ai quali poi si unisce anche l'architetto Baldan dopo un paio d'anni, per poi trovare diciamo, la sua forma completa con l'inserimento del quarto elemento, che è l'ingegner Marco Sartori nel 2015, per
per poi divenire uno studio associato nel 2018. Da lì in poi, poi ci sono, diciamo, collegati e introdotti una serie di collaborazioni all'interno del nostro studio per, diciamo, assolvere tutta una serie di richieste, di committenze, di lavori. Si lavora molto nel territorio in cui lo studio viene fondato, che è la città di Padova, per cui tutti i primi progetti in qualche modo hanno iniziato a gravitare attorno a quello che poteva essere il centro storico e la periferia di Padova, per poi in qualche modo estendersi in tutto il territorio nazionale. E lo studio, come dicevo, nasce a Padova e invece adesso ci siamo trasferiti da circa 6-7 mesi in un nuovo studio per esigenze, diciamo, personali dei soci nella provincia di Venezia, per cui tra Padova e Venezia, lungo la riviera del Brenta. E abbiamo ricercato uno spazio che in qualche modo potesse anche rappresentarci e diventasse utile per le esigenze che lo studio in qualche modo aveva iniziato a introdurre in modo pesante, per cui la scelta anche di spazi alternativi ai semplici spazi di lavoro legate alla stesura dei progetti, ma anche qualcosa che diventa molto più artigianale, per cui la formazione e la ricerca di uno spazio più importante, più ampio per i laboratori. Il laboratorio per noi è diventato uno spazio fondamentale in tutta quella che è la fase di progettazione iniziale, per cui non solo un disegno sterile legato a un disegno CAD, ma qualcosa di più, per cui si parte come si faceva una volta dallo schizzo, dal pezzo di carta, si inizia a modellare contemporaneamente i volumi per poi scendere di scala, capire bene come funzionano nel dettaglio questi oggetti, per poi portare una composizione legata anche alla scelta di materiali, di una materia, di una textura. E questa ricerca continua, quasi maniacale, ha fatto sì di raccogliere una quantità enorme di materiali e di riempire le stanze del vecchio studio, per cui siamo stati in qualche modo costretti a cercare uno spazio ben più ampio. E con una dislocazione di queste zone in qualche modo molto più legata alla produzione, no? Al concetto di laboratorio. Laboratorio e archivio, perché in qualche modo riuscire in qualche modo a contenere, archiviare tutti questi modelli, queste maquette, era diventato un po' anche problematico, per cui dare una giusta disposizione. Poterli vedere, poter tornare sugli oggetti, sui progetti, rianalizzarli, smontarli, ricomporli. Questo ci ha un po' condizionato nella scelta di questi spazi. Siamo molto soddisfatti perché adesso questi laboratori stanno prendendo forma, la materioteca si sta completando, per cui abbiamo trovato il giusto equilibrio tra quello che è lo spazio e i contenuti. Chiaramente in questi laboratori, anche i ragazzi che ci aiutano nella fase di progettazione riescono in qualche modo a lavorare con una certa facilità e potendo anche lasciare questi spazi, tra virgolette, sporchi, per cui dei laboratori, delle falegnamerie, degli spazi in cui si lavora il metallo, si lavora la pietra, si inizia a fare un po' di sperimentazione. Per cui il progetto nasce da una ricerca, da una composizione, dallo schizzo, dall'idea, ma si evolve anche già pensando a quella che è una struttura, perché il modello della possibilità di controllare e di gestire la struttura, di leggere bene e riuscire a controllare le proporzioni di un oggetto che è piccolo, poi sale di scala, si ingrandisce, ma soprattutto riuscire anche a dare un'identità, una pelle, una superficie a questi oggetti. Ecco che ogni progetto poi si diversifica, per cui anche i modelli stessi diventano rappresentativi della materia che poi viene usata, per cui non sono dei modelli, diciamo, quelli quasi finali, monomaterici, ma rappresentano anche una diversificazione legata all'uso dei materiali che poi di fatto vengono utilizzati nel progetto vero e proprio. Ecco, questa è una premessa su quello che è un po' il nostro
la nostra volontà e il nostro tentativo di legare tutto il processo progettuale anche a questa artigianalità che ci piace molto, ci dà anche grandissime soddisfazioni e riscontri. Chiaramente è un lavoro che implica e comporta anche molto tempo, ecco perché anche già il concetto di tempo che abbiamo introdotto nel titolo in qualche modo ci lega, perché comunque fare questi modelli vuol dire impegnare per molto tempo, perché si nasce dal primo modello, quello più embrionale, che inizia a lavorare per composizioni di volumi, per poi passare a un secondo modello e fino al modello finale, che racconta tutto il progetto. Ecco, questa era un po' la storia iniziale, diciamo. Ecco, poi volevo introdurvi un po' quello che era che fa lo studio, per cui non solo i modelli, ma la ricerca anche di altre, diciamo, sorgenti, di altre informazioni e di queste contaminazioni con altre materie che in qualche modo ci hanno sempre molto interessato. E un tema particolare che abbiamo trattato all'interno di chiamiamolo distretto, che è questa sorta di gruppo di studio fatto tra amici, che non tutti lavorano nell'ambito dell'architettura, ma comunque sono molto collegati, per cui uno studio di grafica, di comunicazione, di arte visiva e uno studio, nonché negozio, di design, con i quali abbiamo trovato delle grandissime affinità già dai primi giorni in cui ci siamo incontrati quasi per caso, perché noi eravamo nello studio di Padova e questi oggetti sono arrivati dopo di noi, ci siamo un po' studiati a distanza e poi ci siamo piaciuti. Da questa, diciamo, conoscenza è nato poi un risvolto lavorativo, ma soprattutto di curiosità e di ricerca, per cui questa interazione tra culture diverse, formazioni diverse, ha fatto sì di iniziare un percorso che dura ormai da una decina di anni, che abbiamo chiamato distretto, nel qual caso è il distretto Santa Croce, perché nasce nel quartiere di Santa Croce a Padova, che ha coinvolto queste tre realtà che hanno lavorato su tematiche diverse, l'arte, la pittura, la scultura, la fotografia, cose a noi molto care, per cui pensare che l'architettura in qualche modo possa convivere con queste realtà ci ha dato uno stimolo ulteriore, attraverso anche incontri con artisti, incontri con designer. Incontri con aziende che lavorano nell'industria design e per affinare tutti quelli che erano un po' le nostre idee. Questa contaminazione ha fatto sì che durante, diciamo, questi incontri venissero coinvolte anche più persone tramite degli eventi anche particolari che facevamo all'incirca ogni anno, che coinvolgevano anche un pubblico molto interessante, tematiche diverse. Ad esempio, un anno abbiamo proposto, questo che vedete sull'immagine, un tema molto interessante che nasce, diciamo, dalla contaminazione di un artista, Ennio Pigio, uno dei fondatori del gruppo N di Padova, esponente importantissimo dell'arte cinetica. E abbiamo cercato di capire come il suo lavoro poteva in qualche modo interagire con quello che era il nostro processo, i nostri progetti e come poteva in qualche modo inficiare e dare quel valore aggiunto anche al metodo. In questo caso si era un po' affrontato questo tema che si chiama la regola dell'errore, in cui l'errore nel momento in cui si lavora su un processo sistematico, diventa un'eccezione ed è quello che dà un valore aggiunto a un progetto. Ecco perché abbiamo inserito degli elementi anche di fuori scala, questa palinata a 7 metri disposta nel nostro studio, che in qualche modo poi ha trovato una correlazione anche con dei nostri progetti.
Un altro incontro molto importante, un'altra esperienza, l'abbiamo fatta invece con i bambini, per cui abbiamo costituito questa sorta di workshop durante il quale abbiamo invitato dei bambini a disegnare la propria casa ideale, per poi tradurla in modelli che in qualche modo avessero un'attinenza spontanea a quello che era questo gesto progettuale dei bambini. Ha avuto un riscontro molto, molto interessante e ci ha spinto anche a fare dei ragionamenti diversi rispetto a quello che è il processo architettonico e al metodo, perché di solito non siamo così attenti a quelle che possono essere le esigenze dei bambini nel momento in cui si va a progettare una casa. Per cui c'è stato, per noi è diventato veramente molto utile, e ritornare ogni tanto e raccogliere il materiale che avevamo prodotto assieme ai bambini ci fa pensare, ci fa tornare indietro e ci fa meditare, e questo è servito tantissimo. Ecco, vedete, questi sono alcuni modelli che avevamo in qualche modo concepito, che traducono quelli che sono i gesti spontanei dei bambini nel pensare alla loro casa ideale. Questo ha avuto anche assolutamente anche un riscontro molto divertente, per cui pensare di lavorare anche divertendosi e confrontandosi anche con un pubblico che non è necessariamente un pubblico adulto e maturo, ma con un pubblico di bambini in cui la mente è più libera, per cui anche la gestualità e l'idea può diventare estremamente interessante e spesso anche molto spontanea. E diciamo non contaminate da tutte quelle che sono le esigenze che il mondo lavorativo in qualche modo impone a una committenza adulta. Ecco, altro tema importante dello studio è il tema del viaggio. Il tema del viaggio, che ogni anno coinvolge una gran parte dei componenti dello studio, e c'è questo desiderio ogni anno di fare questo viaggio alla ricerca di architetture legate proprio al territorio su cui insistono, per cui non semplicemente prese in considerazione per quello che può essere il semplice valore architettonico, scultoreo, artistico di quello che andiamo a vedere, ma capire anche come funziona in relazione al contesto, all'ambiente e alla società in cui insistono. Il tema del viaggio ormai è da 10-12 anni che in qualche modo ci coinvolge e ci diverte tantissimo. Per cui aspettiamo veramente ogni anno con estremo piacere il momento in cui si inizia a programmare e a progettare il viaggio con tutto un percorso. Viaggio che di solito pensiamo sempre di farlo in macchina, perché la macchina in qualche modo ti dà la possibilità di fermarti, di cercare e anche di scoprire cose diverse da quello che può essere fatto con un viaggio in aereo e dedicato a cose già in qualche modo individuate e conosciute. Per cui anche la scoperta, diciamo, di nuove architetture, di nuovi progetti non così blasonati, diventa estremamente stimolante. Queste sono anche delle immagini simpatiche, no? L'uso della bicicletta per visitare e per curiosare le città. Il tempo per pensare, appunto, il titolo di questa esposizione, che in qualche modo è quello che ha generato la scelta di questi quattro progetti che adesso andrò a raccontarvi. E cos'è il tempo per pensare per noi? Il tempo per pensare è quel tempo che va oltre all'ordinario, all'ordinarietà di un programma temporale, di un cronoprogramma, di una pianificazione e anche di un'aspettativa della committenza. Ed è un tempo che spesso e volentieri disturba, perché non è un tempo controllato e controllabile. Ed è quel tempo che serve ed è indispensabile per risolvere un progetto, per affinare un progetto. È quel tempo che per motivi diversi in qualche modo dà una forza e una caratterizzazione
ben palpabile e visibile nei progetti. È un tempo che disturba, perché spesso e volentieri la committenza pubblica-privata, giustamente per certi aspetti, non ha tempo, per cui dare tempo perché si possano fare delle considerazioni, delle specializzazioni e delle ricerche ulteriori, a volte non è visto molto bene. Però durante il lungo periodo questa scelta di insistere sulla ricerca ci ha portato sempre ad ottimi risultati. Per cui anche chi poi va a vivere questi spazi e usa questi spazi torna nei propri passi e ci riconosce che in qualche modo questo tempo utilizzato, questo tempo che sembra perso all'inizio, in qualche modo viene recuperato dalla soddisfazione di quello che uno va a vivere all'interno della propria casa o del proprio ufficio o del proprio spazio espositivo. Ecco, questa era un po' la nostra volontà per non scegliere dei progetti in modo così, tra virgolette, asettico, o per i progetti più belli o progetti più interessanti, ma proprio legati al tempo per pensare, al tempo dedicato al progetto. Non in tutto il suo sviluppo, ma per una tematica ben precisa. Adesso vi spiegherò perché. Ecco, questo è il primo progetto che vorrei raccontarvi. L'abbiamo chiamato Villa MM, è un progetto recente, un progetto del 2019. È un progetto che ha richiesto molto tempo. È un progetto che è durato dall'inizio, da questi schizzi qui alla realizzazione, circa 4 anni, che per quello che è, diciamo, il tempo indispensabile o richiesto da una committenza oggi sembra tantissimo. Poi oggi viviamo veramente con la pistola puntata sui tempi per mille motivazioni, esigenze, il famoso 110 in qualche modo impone dei tempi rapidissimi, i sistemi costruttivi prefabbricati che in qualche modo molti ci raccontano che le case devono essere fatte in 6 mesi, si possono fare in 6 mesi, noi non ci siamo ancora riusciti. Vi racconto questo progetto che nasce da l'esigenza di questo committente, una coppia, marito e moglie, circa settantenni, che si spostano dalla loro casa, dal loro paese, per andare a vivere vicino al figlio a Padova, in una zona periferica, nella zona di Abano Terme, e acquistano questo lotto vicino alla casa del figlio e ci commissionano questo progetto. Faccio una premessa che per noi questi clienti non erano due clienti nuovi, la casa del figlio l'avevamo comunque progettata noi qualche anno addietro e ci avevamo dato qualche input e qualche desiderio. Ci siamo studiati bene il luogo e purtroppo, pur essendo anche in una zona residenziale diciamo ben strutturata, comunque presenta un po' quella cementificazione degli anni 60-70 di queste zone periferiche, per poi svilupparsi e avere, diciamo, l'imponenza di questi edifici molto alti, che sono quelli degli alberghi, perché è una zona termale. Per cui tutto quello che potrebbe essere anche un aspetto paesaggistico in cui si inseriscono, legati al territorio, alla presenza dei Colligani, a volte viene in qualche modo occultato o deturpato dalla presenza di questi mostri che coprono un paesaggio meraviglioso. Per cui siamo partiti proprio da questo concetto di pensare a una casa dove lo spazio privato per queste due persone che in qualche modo volevano, dopo aver lavorato per molti anni, ritirarsi e in qualche modo poter vivere vicino al figlio, per cui avere un rapporto diretto anche con l'abitazione del figlio. Per cui all'inizio abbiamo pensato a un edificio a quote, una casa a quote,
che in qualche modo si chiudesse completamente rispetto al contesto e dialogasse in qualche modo solo con la casa del figlio. Poi abbiamo fatto dei passi in avanti, pensando che comunque l'architettura deve relazionarsi al contesto, non può chiudersi completamente, e abbiamo iniziato a esplodere questi volumi, ad aprirli e non limitarli semplicemente ad un edificio a porte. Come vedete, poi questi volumi in qualche modo si dispongono anche lungo le due direttrici della viabilità e si aprono a C verso la casa del figlio. L'idea di pensare a una casa patio comunque che si aprisse verso l'interno ci è piaciuta alla committenza. Il fatto poi di poter in qualche modo schermarsi da quello che era il disordine urbano limitrofo. Ci è riuscito anche abbastanza bene, introducendo però dei gesti, delle forature, degli svuotamenti di facciata, che in qualche modo portavano la direzione, la vista e la luce verso qualcosa di interessante, per cui una vista sui colli, una vista sul paesaggio o su dei vuoti. Gli altri tagli poi li abbiamo operati sulla copertura in modo tale da portarci dentro una luce zenitale, perché comunque questo lotto qui, anche per la presenza di grandi alberature e di edifici molto prossimi al progetto, non dava la possibilità di avere uno sfogo luminoso di luce naturale diretta. Questo è uno di quei modelli, questo è già un modello avanzato, non è che corrisponde abbastanza, diciamo, anche realizzato. E come potete vedere, questi fronti qui, fatta eccezione per queste grandi aperture che si rivolgono su uno spazio verde, sono molto chiusi, sono molto pacati, fatta eccezione per quello che è proprio la foratura dell'ingresso o dei piccoli gesti che poi abbiamo in qualche modo cercato di rendere ancora più privati con queste svasature metalliche. Già da qui, già dal modello, si capisce quella che è la volontà di marcare questo concetto di basamento, per cui con un materiale molto presente, molto materico, in questo caso il calcestruzzo, differenziarlo proprio anche per le funzioni, perché tutto il basamento porta alle funzioni della vita pubblica di una casa, e invece la parte superiore, che abbiamo pensato di rivestire in questo materiale da pivio, in questo caso è travertino, è quello che mi definisce tutto lo spazio privato, per cui le stanze, ma non solo, lo studio privato, la palestra, che in qualche modo si chiudono completamente rispetto all'intorno. Ecco, qui già vedete questa ricerca e questo studio dei materiali fatti non solo in studio o in laboratorio, ma anche in cantiere, per cui dalla scelta, diciamo, dei blocchi di travertino, per cui in cava, per la scelta di un travertino che doveva avere un colore non troppo giallo, ma dove portarsi dentro del marrone, del grigio, perché doveva creare questo contrasto con il grigio del calcestruzzo. In qualche modo questa cosa ci ha stimolato e ci ha creato anche un po' più problemi, perché cercare un travertino con questa, diciamo, mano, con questi cromatismi, insomma, non è stato poi così semplice. Qui vedete anche le lavorazioni del calcestruzzo, nel momento in cui abbiamo pensato un calcestruzzo un po' più profondo e brutale, per cui abbiamo operato scasserando rapidamente i calcestruzzi e in alcuni casi anche sabbiando le superfici per farli vibrare alla luce. L'altra immagine invece racconta di qualcosa che accade dentro sulle pavimentazioni, per cui un pavimento tra virgolette sperimentale per noi, perché anche se di fatto è un pavimento storico, conosciuto, è una terrazza veneziana,
però introduce l'utilizzo di materiali alternativi come la magnesite, anziché la calce o cemento, e un disegno che in qualche modo diventa questo sistema cartesiano di disposizione di questi sassolini che si riportano poi questo colore che in qualche modo lo ritroveremo poi anche nella progettazione degli interni, degli arredi, dei complementi e dei dettagli. Ecco, qui ci sono altre immagini che raccontano questo progetto, per cui viviamo molto per il cantiere. Questo è il progetto della scala che collega i due livelli e volevamo che questa scala fosse un corpo chiuso perché in qualche modo si interfaccia con la superficie vetrata che dà sull'esterno e sullo spazio pubblico, per cui in qualche modo il parapetto di questa scala doveva diventare anche schermo e altresì struttura, perché non doveva appoggiare a terra, ma è sospesa. Per cui è diventato un lavoro anche molto complicato, difficile, e grazie anche all'abilità delle maestranze siamo riusciti in qualche modo a portarla a termine. È stata una bella sfida. Questo è il progetto, diciamo, concluso, dal quale poi si vedono chiaramente questi materiali usati, per cui il basamento in calcestruzzo e la parte del primo livello invece con queste grandissime lastre di travertino che vengono in qualche modo slegate da questi segni molto scuri delle parti metalliche. Poi tutte le superfici che vedete in qualche modo mantengono la loro matericità, per cui c'è stata questa ricerca continua, quasi maniacale, trovare il livello giusto di ruvidezza delle superfici. Vedete che con le luci e le ombre in qualche modo me le fanno anche parlare. Poi l'interno invece di questa abitazione diventa qualcosa di molto più bucato, diventa più aperto, permeabile e dialoga con l'altro edificio e si apre completamente. Ci sono semplicemente questi, sul primo livello, questi filtri, questi sipari, molto giapponesi se vogliamo, che in qualche modo vanno a schermare e a rendere più privati quelli che sono gli spazi, diciamo, disposti sul primo livello, su quelle si affacciano le camere, gli studi. Invece tutte le finestrature, tutte le aperture del pian terreno rimangono completamente aperte e trasparente, dove si svolge l'attività pubblica della vita di una casa. Ecco, per cui il living, la zona della cucina, la zona della conversazione. Ecco, qui si vede poi nel dettaglio altri particolari dove il calcestruzzo, in questo caso qui, lo si legge in modo diverso da quello usato per il basamento, ma in questo caso questo volume sospeso da terra l'abbiamo trattato con un calcestruzzo lavorato con le tavolette, perché in qualche modo volevamo diversificarlo da quello che era il volume più grave e pesante appoggiato a terra. Queste sono alcune immagini degli interni, ai quali si percepiscono e si evincono l'uso del colore che a sorpresa abbiamo introdotto in questo progetto. Ed è qui che torno al concetto che avevamo spiegato prima del tempo per pensare. A un certo punto siamo arrivati a uno stato avanzato di lavorazione di questo progetto e ci siamo resi conto che non c'era una completa soddisfazione da parte della committenza, perché in qualche modo abbiamo cercato di forzare questo progetto attorno a queste due persone, pensando a un volume più compatto, con questi colori molto pacati, con i marroni, i grigi. E di fatto invece ci siamo scontrati con una realtà, perché queste persone amano i colori, sono colorate anche loro stesse, si riempiono di abiti colorati, di oggetti, di gioielli. E pensare in qualche modo di forzare la situazione
e di costringerli in una casa grigia, insomma, forse non era proprio la scelta ideale. Per cui abbiamo fatto un passo indietro. Poi erano due persone che già conoscevamo, perché per loro avevamo già progettato qualche villa, però erano tutte delle residenze di vacanza. Per cui diciamo che c'è stato permesso di azzardare e di lasciarci più libertà in quei progetti, perché comunque presuppongono un uso completamente diverso rispetto alla dimora e alla casa in cui si vive tutti i giorni. Ecco che allora abbiamo iniziato a introdurre dei gesti, a pensarli, siamo ritornati indietro nel progetto e qui puntiamo il dito su quello che è il tempo, ci siamo fermati. Ecco che il progetto, diciamo, si è un po' dilungato anche contro le richieste della committenza, che aveva anche urgenza di iniziare a vivere questi spazi, di entrare in questa casa. Però ci hanno capito e abbiamo chiesto di attendere, perché riuscire in qualche modo a risolvere un progetto che era già pensato con altri materiali, con altri colori, non è stato per niente un gesto semplice ed immediato. Per cui ci siamo fermati, abbiamo fatto una ricerca, abbiamo pensato ai colori, che in qualche modo ci fanno pensare anche a queste persone, e ai colori che comunque possono introdurre tematiche diverse e che diano anche un'enfatizzazione a quelli che sono gli altri materiali utilizzati. Per cui il marrone comunque lo abbiamo riportato dentro con l'uso di questi legni di ebano. E tutti i profili metallici, i colori poi diventano i colori a loro carica, che sono gli azzurri, i rossi, i blu. Chiaramente abbiamo cercato anche un po' di controllarli e di pacarli, e diventano queste lacche lucide per i serramenti, per le porte, ma anche per tutti i complementi di arredo, le armadiature, questi spazi. Ecco, vedete che poi i colori diventano importanti, diventano preponderanti rispetto alle scelte, se vogliamo, austere di questi tagli e di questi volumi che in qualche modo sono ancora i gesti principali di questo progetto. Questi tagli di luce, questi cunei che in qualche modo sfondano queste superfici chiuse e questi volumi. Questa è la scala che vedevate prima, con tutta la struttura in acciaio, alla quale poi abbiamo inserito questa pelle preziosa anche per il committente, perché pensare a una scala completamente di ferro crudo poteva essere poco apprezzato, diciamo, dalla committenza. Ecco, questo invece è un altro progetto. Questo è un altro progetto che è completamente diverso da quello che avete visto prima. Anche questa è una residenza per dei ragazzi giovani, per cui una committenza diversa che ci ha lasciato anche grande libertà, diciamo, nei gesti e nelle scelte iniziali di quello che poteva essere il progetto della loro casa. Diversamente dall'altra situazione, qui ci caliamo in un contesto paesaggistico molto interessante, perché si inserisce in una zona pseudo-agricola all'interno del graticolato romano, con però dei limiti urbanistici molto, molto forti, legati alle destinazioni. E qui ci riallacciamo sempre al tempo per pensare, perché qui il tempo per pensare l'abbiamo, diciamo, sfondato per riuscire a portare a casa un progetto che era nella nostra testa e in qualche modo non ha trovato riscontro positivo immediatamente da parte dell'amministrazione e degli uffici preposti, per cui la sovrintendenza, l'edilizia privata, eccetera. Però poi, insomma, siamo riusciti a portarlo a termine, perché all'inizio noi pensavamo a un progetto con una copertura piana, perché in qualche modo diventava la cosa più importante questo muro di cinta, che avevamo pensato i mattoni, che ricordava quelle corti spesso presenti anche nelle zone di campagna. Siamo partiti da un edificio poi a
un pian terreno, un unico piano, che ricorda quelle che sono gli edifici e le architetture rurali di tipo bracciatile, per cui queste abitazioni utilizzate da chi lavorava i campi. È stato un percorso molto duro e complesso che ha, diciamo, portato, chiamiamola, questa perdita di tempo eccessiva di quasi 2 anni per riuscire ad ottenere il permesso per poter dar seguito alla realizzazione di questo progetto, non dimenticandoci però di quello che era il contesto, le limitazioni paesaggistiche, per cui abbiamo introdotto degli elementi tipici dell'architettura rurale, l'uso dei materiali. Noi in qualche modo l'abbiamo ricondotto a quelle che erano le esigenze, diciamo, urbanistiche, estremizzando poi in alcuni casi quello che era il concetto della copertura, perché per noi questo oggetto doveva galleggiare, doveva essere qualcosa di molto effimero, molto leggero, molto pacato, per cui un progetto silente. Però in qualche modo abbiamo dovuto ripiegare su scelte diverse, e comunque ci hanno soddisfatto alla fine, anche nonostante, diciamo, queste, tra virgolette, imposizioni. Vedete qui anche le macchette, le prime macchette di studio in cui si è cercato di mediare con le amministrazioni, con queste coperture a falde all'interno di questa sorta di muro di cinta, per poi arrivare a un'estremizzazione di una copertura molto piatta, molto allungata, quasi distorta, che in qualche modo facesse perdere la presenza di questa copertura e la facesse diventare quasi un gesto molto più scultoreo. Ecco, vedete, questa è la maquetta definitiva sulla quale poi abbiamo approntato proprio il progetto esecutivo realizzativo di questa abitazione. Vedete, questo poi è realizzato, per cui c'è una grandissima attinenza, no, e correlazione tra quello che era il nostro pensiero e quello che poi in qualche modo siamo riusciti a realizzare. Per cui questo edificio molto compatto, con questi tagli severi sui due fronti laterali, e invece due ta dei tagli, degli svuotamenti volumetrici sulle teste corte dell'edificio, uno svuotamento sulla zona dell'ingresso e uno svuotamento sulla zona retrostante del portico che si apre sui campi e su questa vista meravigliosa retrostante. Ecco, vedete, questo è il patio d'ingresso che in qualche modo introduce all'abitazione e l'uso anche in questo caso del materiale. Con questo mattone scialbato, con questa calce chiara, per dare ancora più austerità al gesto scultoreo di questa casa, poi tagliata in modo aggressivo, a volte violento, da questi segni metallici neri. Ecco, poi anche il tema della luce, come un tema a noi molto caro, in qualche modo disegna questi progetti. Qui passiamo a un altro progetto, è completamente diverso dagli altri perché non è una residenza. Ed è un progetto, è un'opera pubblica, è il progetto di una biblioteca a Padova, in un contesto storico molto interessante, con una parte storica di origine 300esca e 400esca, e uno sviluppo successivo negli anni 30 attraverso un progetto di Gio Ponti per l'Università di Padova. Per cui ci siamo calati in un contesto molto delicato. E questo cosa ha comportato? Ha comportato una ricerca molto approfondita sulla storia, sull'origine di questo spazio, ma anche su tutte le evoluzioni e le stratigrafie che si sono perpetuate nel tempo e hanno portato alla situazione zero dalla quale poi siamo partiti per pensare a questo progetto. Un progetto pubblico, un progetto anche per la città,
per cui le tematiche in questo caso erano ben diverse da quelle degli altri progetti. Qui ci sono i primi schizzi, le prime bozze, le prime idee, consci di lavorare in un contesto molto particolare, il famoso tempo per pensare l'abbiamo dedicato allo studio, all'analisi, alla conoscenza della storia e al confronto con gli utenti, una committenza che in questo caso non è un soggetto, ma un insieme di soggetti estremamente diversi tra loro, per cui chi in qualche modo va a utilizzare la biblioteca, ma chi gestisce questo spazio, l'amministrazione, la sovrintendenza. Per cui un committente molto complesso. Ecco che il tempo in questo caso che si è dedicato all'inizio è stato molto molto dispersivo. Ma la cosa doveva essere studiata e pensata in questo modo. Questi sono sempre i nostri schizzi di studio. E questo, vedete, è l'inizio del cantiere, per cui capite qual è la situazione, il contesto sul quale siamo andati ad operare, a intervenire, soprattutto con un gesto molto forte, è stato quello di riportare al livello originario il solaio, del piano di Calpestio, perché la prima cosa che abbiamo visto quando siamo entrati in questo spazio era la sproporzione di tutte le strutture verticali dei pilastri, per cui c'era qualcosa che evidentemente non era consono alla proporzione delle architetture, qualcosa di molto tozzo. Di fatto era stato rialzato nel tempo di 80 centimetri, 90 centimetri di questo solaio, per cui l'abbiamo riportato, diciamo, a una quota pressoché originale per ridare, diciamo, proporzione allo spazio. È un progetto molto, molto complesso dal punto di vista strutturale, perché chiaramente si interviene in una situazione storica molto delicata e avendo sopra anche una sala dal punto di vista storico affrescata molto delicata, per cui anche il monitoraggio continuo di tutti quelli che potevano essere i movimenti dettati dalle lavorazioni hanno comportato, diciamo, dei tempi molto lunghi. E questo vi faccio vedere delle immagini poi dello stato realizzato, per cui vedete che anche tutte le superfici di mattone rispetto a quello che era la situazione originale sono state liberate dagli intonaci e riportati, diciamo, alla loro forma e materia originale. Ecco, per cui un progetto di restauro, ma anche un progetto nuovo per la sua funzione, perché di fatto in questo spazio c'erano spazi accessori all'uso della didattica, dei piani superiori, dei magazzini, degli archivi, per cui è stato fatto un grande lavoro di pulizia e di riportare all'origine la spazialità e la dimensione di questa architettura. Questi sono alcuni dettagli di nuovi elementi introdotti. Questi si articolano sul portico che dà verso il cortile interno, che in qualche modo si relaziona anche con gli spazi pubblici della piazza, sulla quale poi la biblioteca in qualche modo si affaccia. Ecco, questo è il quarto progetto. Che è sempre una residenza privata, anche con carattere un po' atipico rispetto all'uso tradizionale di una casa, di un'abitazione, perché è una sorta di piede a terra utilizzata dalla proprietaria nel momento in cui rientra dall'estero, per cui non aveva necessità di avere degli spazi troppo generosi, però degli spazi che assolvessero un po' alle proprie esigenze nel momento in cui rientrava dall'estero. Anche qui il tema del tempo si è manifestato nella fase interlocutoria, nella fase intermedia durante la realizzazione, dovuto un po' a una sorpresa che abbiamo riscontrato durante la pulizia di questo spazio storico, che in qualche modo durante gli anni 50 era stato
compromesso per l'inserimento di alcune strutture, di alcune superfici di cartongessi che avevo nascosto, coperto, per cui abbiamo fatto pulizia di tutto l'involucro edilizio e da questa pulizia in qualche modo sono emerse delle cose interessanti, soprattutto dallo scavo, per cui anche un po' una scommessa con la committenza, perché abbiamo percepito che c'era qualcosa al di sotto del pian terreno e chiaramente con l'ausilio dell'archeologica siamo riusciti a riportare alla luce questi gesti, questi segni architettonici legati all'uso originario di questo manufatto. È un'abitazione storica di origine cinquecentesca che dà sul fiume, per cui era legato questa abitazione al percorso dell'acqua e la destinazione era prettamente artigianale perché in questa zona qui raccoglievano la sabbia del fiume e la utilizzavano per la lavorazione delle ceramiche. Ecco che questi pozzi, queste canalette di svuotamento delle acque, di utilizzo per la lavorazione, in qualche modo sono state riportate alla luce per capirne bene la loro storia, la loro funzione, la loro dimensione. Per cui è stato, ci siamo concentrati su questi aspetti, su questo studio certosino di tutto quello che era la storia, che era stata completamente coperta e interrata durante gli anni venti. Per cui riportare alla luce degli spazi anche molto interessanti, con delle forature rivolte verso il fiume, con dei grandi contrafforti murari che davano difesa anche verso l'inondazione, insomma, sono diventati dei gesti motivanti per questo progetto. Questo è un po' il risultato di questo lavoro di ricucitura, ripristino, restauro e introduzione di elementi architettonici diversi, volutamente marcati, rigidi, austeri, come queste grandissime pareti di acciaio Corten che in qualche modo celano e nascondono in modo molto pacato tutte quelle che sono le nuove funzioni di questo spazio, per cui anche gli spazi accessori, i servizi, i guardaroba si nascondono dietro a questa grandissima lama che diventa questo cuneo che contiene delle funzioni. Il resto viene tutto riportato alla luce, vengono ripristinate le tessiture delle murature, riportate anche le colorazioni delle travature e poi riprese anche nella scelta delle pavimentazioni, nell'uso della pietra e delle calci. Ecco, per cui anche gli arredi, come potete vedere, sono molto scarni, molto severi e molto rigidi. Non lasciano spazio alla decorazione, ma appartengono in qualche modo anche all'architettura. Vedete, anche il semplice gesto dell'inserimento di una cucina diventa un volume pacato, grigio, sospeso da terra e anche, diciamo, tutto quello che deve contenere gli elettrodomestici viene nascosto da questa sorta di monolite di pietra che me li nasconde dalla vista degli spazi. Poi, chiaramente, tutte queste cose ritrovate al di sotto del pian terreno abbiamo in qualche modo cercato di legarle per motivi anche proprio di illuminazione naturale e di profondità visiva a quello che era il livello del pian terreno. Ecco che da qui si percepiscono gli spazi sottostanti, ai quali comunque abbiamo dato delle funzioni ben precise. In questo caso diventa uno studio, no? Che si affronta su questo contrafforte, i mattoni, al pozzo. Vedete che anche qui gli arredi sono molto scarni, sono scelti con severità. Questi tagli di luce operati sul pavimento, in qualche modo li abbiamo introdotti, che diventano la proiezione delle fonometrie che danno sul fiume, per dar luce, agli spazi sottostanti, e anche per introdurre dei gesti e dei segni progettuali molto forti di sfondamento e di collegamento tra questi volumi.
Ecco, ritorno all'immagine iniziale, che è quella della prima villa che abbiamo raccontato, del primo progetto, ecco, rifacendo un po' menzione, ricordando appunto che il tempo per pensare, in questo caso, ha caratterizzato questi quattro progetti in modo molto particolare, chiaramente incidendo in quello che è stata la tempistica di realizzazione, di studio, di progettazione, di analisi. Anche dei tempi, come dicevo prima, un po' scomodi, che però alla fine ci hanno forse dato anche ragione. Se avete domande. Eccomi, allora. Beh, innanzitutto ti ringrazio per l'esposizione perché è stata veramente interessante. Adesso c'è una domanda che è lunghissima. Allora, la leggo, eh. Beh. Alessandro, come nel caso della prima villa di Padova, quella delle persone colorate, ritrovo le stesse dinamiche all'interno del nostro studio che non è molto diverso dal vostro come approccio. Il rischio del professionista è quello di progettare ad un certo punto più per se stesso che per la committenza, arrivando ad imporre un proprio pensiero che spesso non soddisfa, come hai detto, le aspettative della committenza. Spesso si accusano i clienti di essere troppo geometrici e matrici. Una critica che un cliente ci ha fatto e che ho appeso allo studio come stella polare è questa. Caro architetto, il progetto da lei fatto è perfetto, impeccabile e studiato in ogni dettaglio, ma toglie lo spazio alla fantasia di immaginare che l'edificio possa anche essere altro. Anche in sequenza, non è sempre ordinata e lineare. Un attimo che devo scorrere. Vabbè. Così è la vita, spesso ci penso, credimi da collega emiliano, passami questa citazione di una canzone di Francesco Puccini, col seno sul piano padano e i colli. È una riflessione più che una domanda, ci sono degli spunti anche un po', come dire, autocritici e vediamo un attimo cosa ti può aver suscitato questa riflessione. Sì, di fatto capita spesso, no? Capita spesso di pensare a queste architetture molto rigide, molto severe, e a volte senza pensare troppo, dedicare il tempo a condividerle e studiare anche la committenza. Questo ci ha insegnato, per cui dagli errori si impara, no? Per cui il nostro lavoro si distingue spesso e volentieri per un approccio costante, continuo, logorante anche con la committenza, per cui siamo molto presenti e nella fase di studio, soprattutto nella fase iniziale, proprio di analisi del progetto e di metaprogetto, di introduzione, di scelte, viene molto coinvolto il committente. Per cui c'è questa sorta di percorso fatto a braccetto e fatto insieme, che in qualche modo ti aiuta a capire bene come vorrebbe la propria casa questa persona, queste persone, perché di fatto dobbiamo dargli qualcosa che gli faccia star bene. Vi racconto questo aneddoto molto, molto veloce, molto breve, di un progetto che avevamo affrontato di un ampliamento di una zona residenziale per questo committente molto severo, molto rigido, un po' distaccato anche da quello che poteva essere il coinvolgimento durante la fase progettuale, il quale aveva delle idee molto chiare, molto determinate. Però in qualche modo siamo riusciti a piccoli passi a scalfire questa sorta di scudo, no, che lo difendeva e ci teneva un po' lontani. E ha mantenuto, diciamo, questo suo distacco fino alla fine del progetto. Non ci ha mai detto mi piace, eccetera. Dopo un anno è tornato in studio. E si è tolto anche proprio l'abito da lavoro che aveva, perché non si è presentato in giacca e cravatta, ma è arrivato in Vespa con una felpa. Ed è entrato in studio per ringraziarci, e c'è stata una soddisfazione enorme, perché è una cosa estremamente inaspettata. E ci ha detto: vi ringrazio perché sto bene nella casa, mi avete pensato, sto veramente bene e anche la mia famiglia vive molto bene. E questo, insomma, ci ha fatto pensare, riflettere, per cui
qualcosa di estremamente inaspettato da una persona distaccata, severa, a volte annoiata dai nostri racconti, delle idee, del progetto. Invece ci ha dato una soddisfazione enorme. Per cui insistere con la committenza a volte porta anche dei risultati interessanti e delle grandissime soddisfazioni. Poi in questo caso della villa c'erano queste due persone che già conoscevamo, per cui eravamo già consci del fatto che loro amavano un po' qualcosa di più decorato, di più colorato, però ci avevano sempre lasciato carta bianca e libero arbitrio nelle scelte delle altre case. Però non ci eravamo resi conto subito che questa era la casa della loro vita, anche se a 70 anni. Perché adesso costringervi a vivere in una casa marrone o grigia, per quello abbiamo fatto questo passetto indietro, che comunque ha introdotto delle tematiche interessanti, per cui ha un po' sconvolto quello che era l'ordine rigoroso della facciata, e tutto sommato è diventato anche un effetto sorpresa, no? Per cui in questa casa si entra e questi colori vibrano con questa luce. Ne siamo anche soddisfatti, anche se non ci appartengono come gesti e come scelte, ma li abbiamo fatti diventare anche nostri. Infatti, va bene, mi riallaccio a quello che hai appena detto, mi hai, tra virgolette, risposto a una domanda che volevo farti, che comunque aveva già trovato una parziale risposta durante l'esposizione. Cioè, io guardando i vostri lavori ho visto tanto rigore, autenticità della struttura, poi mi sono venuti in mente dei termini, ma li ho anche appuntati, severo, austero, pulizia, e mi domandavo quanto spazio c'è. Anche appunto alla sorpresa e all'inaspettato, cosa che però mi hai appena risposto esserci, no? Quindi è bello coniugare, vedere coniugato nel lavoro che fate anche questo controllo, ma un controllo che comunque cioè si lascia ascoltare, no? Cioè nel senso, anzi, è capace di ascoltare l'inaspettato, cioè quindi quando tu controlli, in un certo senso cerchi di non lasciare spazio, invece vedere che c'è qualcosa d'altro che può influire e modificare il progetto è stato bello appunto vederlo anche quando vi siete aperti al colore piuttosto che a queste possibilità di Certo. confronto. Un'altra domanda. Beh, no, è una battuta. Occorre allora un Cinara contro il logorio della vita moderna. Bellissimo. Anche un paio. Non vedo altre domande, quindi direi che possiamo anche chiudere appunto con una risata, come appunto abbiamo appena fatto. Quindi innanzitutto vi ringrazio ancora per aver partecipato a questa serata molto interessante e di progetti molto, molto belli e molto, molto densi. Una comunicazione di servizio, vi ricordo le prossime serate, ne abbiamo ancora due, che sono il 7 ottobre. Gardini, Gibertini Architetti e il 21 ottobre Elena Bertinotti. Tutte le informazioni comunque poi le trovate come sempre in newsletter. E grazie ancora, grazie Grazie a Alessandro e a voi. tutto lo studio. Grazie. Grazie.